Ben ritrovati su Restrategy, io sono Rev, questa è la nostra enorme Prussia e l'Austria ci deve dare il trono imperiale. Una cosa alla volta. Una cosa alla volta. Riportiamo le truppe in patria, adesso stiamo facendo una rete di spie sull'Austria. Reclutiamo una nuova armatina. Piccolina armatina. Non troppo grossa, che siamo vicini al force limit. Ah, va bene così. No, Johann Sigmund è malevolo. Più 5% di liberty design nei nostri subject. Attenzione che la Francia ha 43 perché l'abbiamo recentemente fatta convertire a forza. Ma adesso cala. Adesso cala. Mettimeli nell'ordine giusto, per favore. Voglio vedere la workshop che porta più soldi. Ok. Fammi andare da qualche parte dove c'è un board supply limit, tipo qui. Addestratevi. Qua c'è... No, non qua. Esatto, andate a Cracovia. Addestratevi. Andate qui sopra a Danzica. E addestratevi. Declino nazionale. Perché ci è uscito l'evento di declino nazionale? Ah, ogni tanto capitano queste sfighe. Più 10% di costo sulla tecnologia diplomatica per 10 anni. Perfetto, la diplomatica è la meno importante. Pastori calvinisti. Va bene. La manpower è meno di 100.000 perché ho appena reclutato. Mica peraltro. Dobbiamo fare un po' di training fields. Siamo in fase di accumulo manpower prima della tempesta. Quanto stiamo facendo di soldi? Circa 200 di entrate. E adesso siamo un po' sopra il force limit. Fammi convocare una dieta che magari ci propongono qualcosa che porta soldi. Cosa vogliono? Che andiamo a cacciare i pirati nella costa lì in Inghilterra. Questi vogliono che ci prendiamo pezzi da Austria. Ci danno poi 50 di... Sì. Va benissimo. Fammi il claim a gratis, grazie. Riprendiamo terra demaniale. A parte che siamo così vicini al 100%. Potrei quasi vendere, ma ormai si ottiene di meno. Vendere e riprendere. Riprendiamola. Andiamo verso il 100%. 50 punti amministrativi così. Qua ovviamente staremmo teccando prima del tempo, non vogliamo farlo. Si è diffuso il Global Trade anche a Berlino. La presenza in Prussia è a macchia. Vogliamo rafforzare un pochino il valore commerciale da queste parti. Visto che pure il nostro nodo principale. Mi tocca davvero spendere in punti amministrativi, sviluppare a livello amministrativo, che non è quello che vorrei fare. Ma tanto poi io tutte le volte vado a fare la tassa patrimoniale, facciamo exploit development e ci riprendiamo un po' di questi amministrativi. 091, c'è il tessile però. Va bene, per adesso fermiamoci qui. Aurora! Guardate che bei generali ci stanno uscendo. Siete arrivati a 50%? No, 48%. Non sono ancora arrivati al 50% di professionalismo. Abbiamo una missione abbastanza importante. Qua la missione è la solita che sto aspettando a cliccare. Esatto. Ci manca solo quel 50% di professionalismo. Quanto ci vuole per arrivarci? Siamo a 48,35%. Guadagniamo 0,05. Ma come 0,05? Ma io non lo so. Voi cosa state facendo ancora qui? Mannaggia voi. Ah, erano bloccati. Gli è passata. Non avevano neanche la cosa della flag dell'esilio. Ok. Li riportiamo via nave. A casina. Continuiamo ad aiutare la Francia. Poverina ne ha da fare di conversioni. Ah, dai,
Abbiamo già reclamato un bel po'. Ah, attenzione, il prestigiosissimo trono dell'isola di Mane è disputato. Fantastico che Mane è sempre regno. Se uno rilascia Mane, o se viene rilasciata, c'è un evento che dice abbiamo il titolo prestigioso regale, anche se siamo uno sputo. Quindi passa da ducato a regno. Il workshop e edifici della manpower 110.000 di manpower, manpower massima 152.000, quindi siamo abbastanza distanti. Vediamo se gli indiani hanno dei soldati. Sì, ci mandano 5.000 uomini. È assolutamente realistico che nel 1600 il nostro alleato indiano ci manda 5.000 uomini a servire nelle nostre armate. Veramente realistico. Devo prendere un altro. Mettiamo gli ottomani come rivali. Ormai è il momento di farlo. Ma sì. Ma sì. Cosa potrà mai andare storto? Non ho paura di un ottomano o due. Abbiamo una buona rete di spie qui. Ah, mi hanno fatto claim su tutta l'area gli estate. Ah, capisco, ok, quindi in realtà questa rete di spie la teniamo per spiare. In realtà confino anche qua, ma sì, non conquisterò territori qua, ma non si sa mai. Come vedete, abbiamo un'economia solida, ma non proprio enorme, perché il nostro commercio è molto limitato. Facciamo tanti soldi perché questo nodo è ricchissimo, ma... Pensate se controllassimo una quantità decente di quel nodo, quanti soldi effettivamente faremmo. Devo anche aggiornare delle navi, qua abbiamo navi commerciali datatissime. Fammi vedere se posso ridurre il development, fare una bella patrimoniale qua in altri territori. Devo espandere la flotta, tengo famiglia. La aggiorniamo. Prendiamo anche un nuovo ammiraglio che aiuta poi a proteggere il commercio. C'ho delle manifatture in coda, come sempre. Ma questi 6.000 sono rimasti ribloccati. Hai deciso che non li riporti in patria? Vabbè. Non ho mica capito. Per favore, portali, grazie. Altre conversioni in Francia. Questi sono molto impressionabili a quanto pare. Professionalismo 49,92. Rullo di tamburi 50. Finalmente un'armata professionale. Le riforme dell'armata del Brandeburgo. L'elettore Friedrich Wilhelm. Questo è un evento storico di roba che tra l'altro è successa dopo rispetto a dove siamo noi temporalmente. Ma vabbè. Ha ingrandito la stazza dell'armata effettiva prussiana professionale. Pensate, 24.000 uomini, noi ne abbiamo 172.000. I numeri di EU4 sono tutti sballati. Ho ottenuto i territori della Prussia polacca. Ha dato il benvenuto a più di 20.000 rifugiati protestanti francesi. Questi eventi storici ovviamente parlano sempre di ciò che è successo, non della nostra campagna. Otteniamo 20 di tradizione militare, inutile, abbiamo 99, vabbè. 150 punti militari, questo è sempre molto bello, un altro 2 di professionalismo in più. Voilà! E ci ha sbloccato un... fermi tutti! Un tesoro di roba. Allora, qua per farla dovevamo avere 115 di disciplina, un gruppo di idee militare completato, almeno 12 punti mensili militari generati. Almeno 100 di force limit e o 70% di professionalismo che non abbiamo, o 90 di tradizione militare che abbiamo. La grande riforma militare prussiana. Oh là là, altro 5 di professionalismo, altro 20 di tradizione che non ci serve, 100 punti militari. E vai così. Riforma dello Stato, il sistema legale prussiano. Questa cosa voleva? Semplicemente avevamo questo collo di bottiglia qua, perché voleva poi una riforma di governo livello 7. Dunque,
Mi fanno scrivere il beghe beh, no, è ancora un po' presto. Possiamo appunto fare una riforma del sistema legale e delle corti, sistema legale giudiziario prussiano. Farla ci costa uno di stabilità, fa guadagnare il progresso e fino alla fine della partita 10% di sconto sulla tecnologia amministrativa. Sempre belli questi bonus fino alla fine della partita. Ho 200 punti amministrativi sull'unghia, ma 10% di sconto ci porta poi più punti, anche considerando il meno 1 di stabilità. Quindi prendiamo questa. Completiamo anche l'editto di Potsdam, che ci permetterà di avere ulteriore pace tra calvinisti. Ma che, ma no, dai. Allora, praticamente possiamo accogliere ancora più calvinisti nei nostri territori, perché appunto abbiamo la tolleranza totale. Protestanti, calvinisti, riformati di ogni tipo, sono tutti benvenuti. Possiamo farli venire a insediarsi nei nostri territori, ma costa ducati. Perdiamo 2 di stabilità per davvero 8 di sviluppo in tutto. È una provincia che si converte pure. Io direi, nonostante siano tollanti, diciamo no, no, non prendiamo più gente di così. Sono 200 punti amministrativi tutti in una botta. Dire il vero, meglio. Me li spendo così. Abbiamo fatto un sacco di missioni, tutte in una volta. Soprattutto il nostro professionalismo è schizzato in alto, da 50 a quasi 60. Non mi ha ancora cambiato il tier della militarizzazione, vero? È ancora militarizzazione normale. Questa missione qua potenzierà poi quella meccanica, ma vuole 200 di force limit, siamo a 170. E 100 di professionalismo, è una missione davvero molto late game. Ma hey, non ci si può lamentare. La situazione sicuramente è comunque migliorata molto. Sviluppiamo un po' i territori per far arrivare sto povero commercio. Qua ad esempio a Königsberg. Forse dovrei mettere addirittura l'editto di sviluppo, non quello delle istituzioni. E poi una missione che voglio completare dopo che abbiamo le università sbloccate. La portiamo comunque a 30? Il porto è solo livello 1. Lo porto a livello 2 anche se... È da un bel po' che non guardo i miei mercanti. Ne ho solo tre, povero me. Allora, a parte quegli inglesi. Questo spinge verso l'Inghilterra. Questo in Sassonia fa collect. Caspita, non ho prese in Sassonia. I nodi interni sono pessimi. Avrebbe molto più senso che io lo mandi a fare collect. Qui. No, ma che caspita. Ah no, no, aspetta, aspetta, qua stavo spingendo, non ho fatto una boiata. Allora, fai transfer. A parte che forse ha più senso che vado davvero a fare transfer verso il canale. Facciamo transfer dal Baltico a Lubecca e da Lubecca al canale inglese. Tra l'altro ora queste navi hanno quasi finito di essere riparate. No, non ancora. Non sto facendo una lira dal commercio al momento. E abbiamo le navi ferme. Guarda qua quest'Inghilterra. Avida, avida, avida. Devo mangiarmi l'Olanda prima di... O l'Inghilterra direttamente, ma non ho la marina per andare dall'altro lato del canale. L'Austria ha adottato il Global Trade. Vabbè, voi siete piccoli, non vi costa niente. Ce la fate davvero in un attimo. No, niente grandi palazzi, che qua siamo diventati quasi poveri. O meglio, abbiamo i soldi per gestire la nostra grandissima, gloriosa armata. Che è ciò che conta. Andiamo assolutamente di nuovo a proteggere il commercio, va? Ah, ok. Siamo a 33% adesso di questo nodo. Non mi dispiace affatto. L'Inghilterra è nella Lega Protestante, è dalla nostra parte, vero? Sì,
Sì, perfetto. C'è qualcuno che può competere con la nostra flotta? Sì, se gli ottomani la spostano lì, quindi dovremmo comunque fare una guerra senza quella flotta commerciale che ci porta soldi. È pesante, pesante. Aspettate che ho cliccato sul bordo dello schermo. Ma non importa che è pesante. È il momento di prepararci al conflitto. Tecnologia militare austriaca 16, quella ottomana anche a 16. Dovremmo teccare prima del tempo la 17 durante questa guerra. Sicuramente è da fare. Guardando se c'è qualcosa che posso. Altri privilegi da revocare. Tipo questo. Ormai la tradizione militare è altissima. Sarà facile tenerla altissima. Revochiamo questo qua. Facciamo ancora un po' di edifici della manpower. Splendore inutile, tanto l'era sta per finire. Altri posti attorno a noi abbracciano il Global Trade. Sì, mi immagino quanto mi costerebbe. 3200 ducati. Devo fare prestiti di taglio più alto per finire di pagare quelli vecchi. La Sassonia è entrata nell'Unione Protestante. Vabbè. Quindi sono ancora fluide le leghe. Ma sì, dai, loro hanno gli ottomani, noi siamo in tanti e c'è la Prussia. Che sono io? Andiamo. Dichiariamo la guerra della Lega Protestante. Casus Belli show superiority. La gloria militare sul campo di battaglia. Non tanto occupare i territori. Confermiamo. E ora il gioco rallenta. Dunque, io la mia flotta commerciale la tengo che gira, perché tanto l'Inghilterra domina i mari. E abbiamo l'Inghilterra dalla nostra. Sì, loro hanno i castigliani, ma è davvero l'unica potenza che hanno. Quindi io credo che la nostra flotta sia difesa. Inavvertitamente. Infatti, guarda lì che abbiamo distrutto le navi castigliane insieme agli inglesi. La Lituania c'è in questa guerra? Sì, c'è anche la Lituania, ok. Non abbiamo molti forti da questo lato. Ah, caspita, questo è ancora livello 2. Perché è tutto pianeggiante. Cioè, ci sono un po' di foreste qua in realtà. Ormai è tardi. Entrino i lituani, non vedo l'ora di massacrarli. No, non si dice, entrino nel gioco, questo è un gioco di guerra YouTube. Prendiamo finalmente questa missione. Stavo guardando qua se la Francia aveva finito con la questione conversioni. Napoli è cattolica, sì, giusto, asburgici. Furbetti. Furbetti asburgici. Continuano le conversioni in Francia. Oh, vado subito ad assediare Vienna. Forza Russia! Stanno succedendo grossi casini qua. La Turingia dice che loro sono in questa guerra per espandersi territorialmente. Oh no! Disonesti! Disonesti! Non si fa! Vabbè. Questa armata austriaca, o dovremmo dire cattolica, perché l'alleanza è abbastanza grossa. Non andiamo ancora a ingaggiarli. Ma c'è la Toscana dal nostro lato? Cioè abbiamo sia Toscana che Venezia. Vabbè, dai, sono rovinati. Fammi indovinare, gli ottomani stanno devastando la Russia. No, per adesso non sembra. La Russia sta avendo grossi problemi, quello sì.
Dobbiamo, tra virgolette, sacrificarli. Ingaggia! Dobbiamo vincere queste battaglie per fare war score. Che gran casino. Come osano questi? Andiamo a dare una mano alla Russia. C'è anche l'Ungheria contro di noi, non solo la Lituania, capisco. Questo è un po' fastidioso, questo lo ammetto. Prendiamoci sta fortezza dall'Ungheria. Il problema è anche quello che questi sono furbi, evitano lo scontro diretto. Tra un po' prendo la tecnologia militare 17. Guarda la Russia che viene devastata, poverina. Fammi mettere velocità 5, non temo nulla, come non detto. Adesso mi distraggo. Oh, è sparita un'armata, infatti. Ok, questi 13.000. Ok, Liegi non è interessato a guadagni territoriali, ci dà prestigio. Altra missione fatta. Che missione ho fatto? Ah, no, giusto, sviluppare Königsberg. Dobbiamo aspettare le università per fare quella bene. Per ottenere i bonus pieni. Possiamo infliggere delle paci separate già, sì. Bisogna anche ricordare che però c'è il meno 50 di guerra di Lega, quindi certe cose non le accettano a cuor leggero. E aspetteremo allora. Ad esempio, Palatinato è contro di noi anche se era protestante perché non puoi cambiare schieramento, vabbè. Sono fuori. Che casino. Augusta non ne può più. Anche questi li avevo convertiti, ma non potevano cambiare schieramento. Tanto il war score si ottiene dalle vittorie militari. Facciamo una manifattura. Velocità 5. Ma sì, sembra tutto così sotto controllo. Per adesso me la faccio davvero tranquilla a velocità 5. Mi aspettavo un conflitto epico. Epico per proporzioni, ma è anche epico per bastonate che sto dando loro. Fammi sviluppare un po' lo sviluppabile. E costa denari il commercio globale. Questi cosa stanno facendo? Stanno assediando anche loro. Beh, l'Austria almeno è completamente assediata. Gli ottomani io non so dove abbiano le truppe. Ho paura di chiederlo a questo punto. Le hanno, eh? Ah, stanno andando a devastare la Russia asiatica. Vabbè, finché non vincono battaglie non può neanche andare troppo male. Anche Vilnius è caduta. Vediamo se posso fare una pace bianca con l'Ungheria. Ma che? Questi sono invasati. Bisogna devastarli perché escano. C'è il bonus extra di guerra di Lega. Non vogliono ritirarsi. Come volete, come volete. Un nuovo imperatore è stato eletto. Morto un Asburgo, se ne fa un altro. Per ora.
Non sarà più così a breve. È chiaro che abbiamo molte più truppe, anche se gli ottomani si girassero verso di noi, cosa che non faranno perché non possono far capitolare la Russia, perché io sono la Russia. Quindi non hanno modo vero di forzare la capitolazione della Russia. Ma anche se girassero verso di noi, dovremmo fare un po' di fatica all'inizio. Ma poi la situazione rientrerebbe. Attenzione. C'erano delle truppe lì di Magonza che per fortuna abbiamo sconfitto. Ma vedo 40.000 ungheresi. Quindi dobbiamo avvicinare le nostre armate. Qui in Europa la situazione è tranquilla. Spostiamo più truppe sul fronte orientale, dell'Europa orientale. Cosa vuole Utrecht? Utrecht me la mangerei quasi. Ah no, possiamo forse. Esatto, forziamo la religione. Che voglio ereditare un impero un po' più monolitico. Da questo conflitto. Quello è il mio piano. Poi magari gli elettori vanno subito a votare per qualcun altro, è possibilissimo. Meno 1.000 perché non siamo. In questo momento non potremmo essere eletti perché non siamo cattolici. Quindi. Meno 1.000 non dice niente. Sto già iniziando a portarmi avanti con il lavoro. Quando poi potrò votare di nuovo con me stesso, per me stesso. Treviri ha tutti i motivi per votare per me. Voda Antonio, voda Antonio, voda Antonio. Attenzione. C'è una concentrazione di truppe enorme qua. Enorme. Non ne ho abbastanza tutte in un punto. Maramaros è caduta. Guarda che qua c'è quel che resta della Polonia, quindi non posso passare in teoria. La singola provincia polacca qua. Chiedo l'accesso militare. Faccio il giro. Faccio il giro da Mariupol e Azov. Facciamo così, sì. Vai, vai, ferma quelli che non hanno il generale. Isolati, stacco ai pati. Non sono neanche andati a rinforzarli, potevano tranquillamente rinforzarli, almeno non avrebbero perso l'armata così. Non ci interessano questi eventi minori in questo momento. Bakhmut, che prenderemo in 3 giorni, non in 9 mesi. Ok, gli ottomani stanno tornando in Lituania, ma c'è anche tutta la Lega che sta. Si sta spostando in Europa orientale, visto che il conflitto è stabilizzato. Guardate qua. Pure la Castiglia stiamo devastando. Se riuscissimo a chiudere la guerra con i castigliani. Ah, ma che hanno troppo orgoglio. Se riusciamo a chiudere la guerra con i castigliani, si girano ancora queste truppe, è fatta. Diventano facili pure gli ottomani. Andiamo, andiamo, andiamo a cercare gloria contro questi ottomani. Sono tantissimi, ce ne hanno lì 81.000 parcheggiati. Qua ci sarà il carbone poi, quindi mi conviene sviluppare. È abbastanza conveniente, sì, qui. Essi per bene. Anche qua ci sarà il carbone. La Vallonia. Ah, non era ancora espansa l'amministrazione. Come sempre clicco dopo perché sono sempre convinto di averlo già fatto. Dico, no, no, lì l'avevo fatto di sicuro, no? No? Ma che? Non era neanche ancora 15, era 14. Abbiamo 110.000 di 113.000 di manpower.
Un po' ne stiamo perdendo. Punti militari e tradizione che tanto abbiamo al massimo. Progresso di governo, prestigio amministrativo. Abbiamo un sacco di queste risorse già al massimo. Tipo ad esempio il prestigio. Vabbè, prendo il progresso di governo. Progresso di riforma. Attenzione, c'è una grossissima armata dei cattolici che sta vincendo una battaglia. Non tenete tutte queste truppe nello stesso posto. Andate a nord, per favore. Oltrepassati i Carpazi. Bella reputazione diplomatica. Ci prepariamo davvero per la campagna elettorale imperiale, già. Non dovevamo perdere quella fortezza, ci blocca davvero tanto i movimenti. Ok, l'abbiamo ripresa. E adesso si va a riprendere Mosca, cosa vi devo dire? 81% di war score comunque. Vediamo un po' se possiamo forzare la vittoria totale. Supremazia religiosa la potremmo già forzare? Ma davvero? Ma facciamo così a sto punto. Non mi danno tanti territori in più, però capisco. No, no, voglio più pezzi d'Austria. A parte che il war score sta, della superiorità sta ancora ticcando verso l'alto. C'è ancora tanto che possiamo fare. Sono usciti dei ribelli a Mosca nel mentre che stavamo provando a riassediarla, a prendercela. Quindi Mosca assediata dai nemici. Sono usciti. La stiamo riassediando. C'è stata un'insurrezione di ribelli. Va bene. Tutto assieme. Questa battaglia la voglio andare a fare. Fammi mettere le truppe in posizione. Qua prendiamo un bel consigliere che rafforza i missionari. Lo dobbiamo promuovere però. Vai, ingaggiamo tutti assieme. Qua ci scappa lo Stakwaipa fiume. Un'armata ungherese e una ottomana intere Stakwaipate. Stakwaip fiume davvero? Non si ferma nulla. Povera Russia, con i territori devastati, ma. Età dell'assolutismo. Tra l'altro non abbiamo nulla. Abbiamo un'azione multiculturale. Per i force limit ci arriveremo. E le università sono facili da fare. Vabbè, un po' di punti li facciamo. Il nostro assolutismo massimo è 65. Posso revocare ancora qualcosina? Ma non troppo. Anche perché voglio essere eletto. Tanto per adesso non importa. Siamo ben distanti dall'assolutismo quello massimo. Cos'è successo alla mia povera capacità governativa? Tutto quello sviluppo, vero? Mannaggia. Siamo troppo sopra. Ok, dai, abbiamo fatto. Questa è una vittoria chiara e netta. Supremazia religiosa forzata sul nemico. Una buona parte dell'Austria propriamente detta conquistata da noi. Potrei ancora chiedere. No, riparazioni no. Non accetterebbero perché hanno quel meno 1000. Quindi il protestantesimo diventa la fede ufficiale dell'impero. Clicco? Clicco? Clicco. E siamo anche stati eletti imperatori? Chi lo avrebbe mai detto? La Lega Evangelica è vittoriosa.
mancano un sacco di elettori, ovviamente, perché non sono più adatti. Non posso dare l'elettorato ai miei subject, purtroppo. Allora, chi facciamo elettore? Che facciamo, abbiamo meno 0,27 di autorità perché mancano tre elettori e ci sono 23 principi eretici. 23? Come fanno a essere 23, scusate? Ero convinto fossero molto di meno. Allora, diamo l'elettorato al prestigiosissimo Nalt. Ed eccoci un elettore in più. Poi, Palatinato ovviamente se l'era tenuto. Lo diamo anche a Brunswick per caso? Non hanno una fiducia alta con noi, ma forse le relazioni sono. Dovrei darlo a qualcuno che ha buone relazioni con noi. Diamolo a Baden, sì. Sembra abbastanza facile farsi votare da Baden. E poi lo diamo anche. Ne dobbiamo concedere ancora uno. Usarlo solo a protestanti, vero? Adesso che c'è la fede bloccata. Credo che sia così. No, questi sono sudditi di Monaco. La Svizzera assolutamente no, mai fidarsi della Svizzera. Treviri lo è già. Francoforte che... No, però due province. Avrebbe più senso rendere Francoforte di nuovo una libera città a son di guerre. Berg, lo do a Berg. Non lo so, mi suona bene. L'Inghilterra ci ha annunciato come rivali. Ok. Ok. Adesso fatemi riportare a casa i nostri ragazzi. Mettere in coda questi bei core. La capacità governativa è risalita ora che siamo imperatori. Perché far tornare le truppe è così faticoso? Tutti votano per noi per ora. Più 0,05 di autorità è pochissimo però. Allora, possiamo aumentare il numero di principi facendo guerre, facendoli sputare fuori. Possiamo fare un sacco di cose in realtà. Ma una delle cose che dobbiamo fare... Guarda qua, intanto abbiamo i bonus. Impero protestante. Far sputare fuori stati che sono stati annessi e far convertire a forza principi eretici. Sono due cose che hanno molto senso e iniziamo subito a farlo. Dichiariamo guerra alla Sassonia, sono calvinisti, contano come eretici solo con la pace di Westfalia totale. I calvinisti sarebbero accettati. C'è anche l'evento dove solo i calvinisti possono diventare imperatori. È anche possibile forzare quello. O quello dove qualsiasi fede cristiana può farlo. Potete farlo pure con i copti e con gli ortodossi, ma lì bisogna tipo stallare la guerra per 30 anni. Non mi ricordo esattamente qual è il procedimento. È un procedimento leggermente più complicato. Sa, la Lituania mi fa passare, mi farebbe un grosso favore, grazie. Molto meglio che traghettare le truppe come un pazzo. Ora vogliamo comunque tenere tutti gli elettori più stretti possibili. Tipo la Nalt si è già risentito. Come mai vi siete risentiti? Suo migliorare le relazioni. Questa cosa non ho i soldi per permettermela. Ah, sono in guerra con noi, giusto? Per questo si sono risentiti. Sono cretino. Anche Treviri. Ok, spiegazione semplice. Allora. Quante relazioni diplomatiche ho? 5.
Col palatinato le sto già migliorando. Andiamo a migliorarle con Baden. Andiamo a migliorarle con Augusta. E andiamo anche a migliorarle con Berg. Se solo ci fosse nel macro builder c'è. In realtà mi fa vedere. Sì, diffondiamo la conoscenza della della stampa lì in Persia, perché no? Gente che mi può far vedere mappe e ha senso. Dice 7, quindi vuol dire che ce ne sono 7. No, eh. Quello che volevo vedere io in realtà non è che c'è per caso anche un qualcosa basato sulle relazioni imperiali? La risposta è no, però. Ah no, aspetta, ma sono scemo, c'è la tab imperiale. Vabbè, ragazzi. Un po' lobotomizzato. Possiamo forzare l'unità religiosa così. Chiedere loro, vi dovete convertire? Alcuni accettano. Era da così tanto tempo che non giocavo nell'impero. Mi ero completamente scordato. Ad esempio, Ingolstadt, convertiti. E quello che stavo cercando io in realtà è il garantire lo status di libera città. Quello che volevo fare. Quindi cercare di One Province Minor. Garantiamo uno status di libera città. Ah, serve ovviamente autorità imperiale per usare queste azioni. Quindi l'abbiamo bruciato quel 5 che avevamo. Tra l'altro, perché ho meno 0.03 al momento? Ne stavo generando un casino. Vabbè, tanto adesso convertiamo un po' di questi eretici, vedi che va su in un attimo. Analt è protestante, sì. È la Sassonia che è calvinista. Nuremberg sta già venendo assediata. Ok. Questi li tengo ad addestrarsi. Tanto sono in una zona sicura. Duri marinai. Oh, fermiamoci qui. Questo episodio sta venendo lunghissimo. Adesso, davvero, in un attimo riassesteremo l'impero. Ora che mi sono ricordato un po' come funzionano tutte le varie cose che possiamo fare extra. E accentreremo la corona. Obiettivo numero uno, renderla ereditaria. Siamo terza grande potenza perché non abbiamo preso l'istituzione. Questo deve essere assolutamente cambiato molto in fretta. Grazie mille per essere passati. Lasciatemi un bel commento se siete arrivati fin qui. Aiuta la serie nell'algoritmo, aiuta molto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!